Ma intanto io sono un semplice militante, quindi sono un osservatore. Ma diciamo che per quanto riguarda la situazione generale, in Parlamento si era formato un gruppo fortissimo e assolutamente maggioritario che aveva un grande interesse, quello di portare la legislatura al 2023. Ed era del tutto evidente che per arrivare a questo traguardo l'unico candidato fosse Mattarella perché occorreva non cambiare nulla e questo è puntualmente avvenuto. Tra l'altro ricordo che al di là dello spiacevole episodio della Casellati, i leader consapevoli di questo fatto si sono ben guardati di mandare qualche candidato in aula a essere votato. Non l'hanno mandato perché sapevano che sarebbe stato regolarmente impallinato. E purtroppo mi dispiace per se mi è consentito dire, la mia amica Casellati, con la quale ho avuto rapporti per lungo tempo di grande stima, purtroppo è stata sacrificata a questa legge che però era ineludibile. Allora non è cambiato nulla, secondo me è cambiato tutto, perché i partiti ne escono estremamente indeboliti. Oggi noi non siamo più una repubblica parlamentare, ma se mi consentite il paragone. Siamo tornati ai tempi dell'antica Roma, dove ci sono due consoli ai quali sono stati affidati i pieni poteri e da adesso le elezioni faranno tutto quello che vogliono e nessuno potrà assolutamente Ah, quindi lei opporsi. vede E molto rafforzato quindi anche questo è il Draghi in quadro questa che fase. vedo. Ma Draghi in questo momento farà quello che vuole, perché dirà: vabbè, ragazzi, se vi va bene è così, se non vi va bene sciogliamo tutto quanto e andiamo a votare. E tutti, siccome hanno una paura terribile di andare a votare entro il 2022, diranno di sì e trangugeranno tutto il trangugiabile. Per cui io vedo questo scenario che tra l'altro a me personalmente non conforta troppo perché sia di Draghi che di Mattarella, consideratemi di essere un po' controcorrente, non condivido la loro linea politica, ecco, mettiamola così. Scusi, Io Salvini ricordo che i è ancora grandi il leader del risultati. centrodestra o esce troppo azzoppata la sua leadership da questa situazione? Ma del centrodestra in questo momento mi pare, lo dicono le dichiarazioni degli altri alleati, mi pare che la sua leadership sia in questo momento non più all'ordine del giorno. Sicuramente resterà il leader della Lega, perché è lui che prende i voti e quindi resterà leader della Lega. Certo che, questo lo dico da militante, quindi parlo dalla pancia del partito, qualcosa bisogna rivedere. Io credo che in questo momento la Lega abbia davanti molti mesi per riposizionarsi, per riposizionare la sua linea politica che verrà da dove? Dai congressi. Io credo che Salvini non possa più esimersi da mandare la Lega a congressi. Io ricordo che la Lega è strutturata con sezioni di comune, quindi è profondamente radicata sul Ridare territorio, voce alla a base, sezioni dice provinciali, Castelli, mi è sezioni chiaro? regionali. Allora, Bisogna scusate. ridare voti alla base dove venga fuori una linea politica precisa. Allora, scusate, prima di arrivare a Padellaro, però c'era Sgarbi che voleva rispondere a Cucina.